Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi vediamo come realizzare un circuito elettronico abbinato ad un Sonoff 4 canali per realizzare l'apertura automatica di un cancello al sopraggiungere di un veicolo esterno. Questo circuito servirà ogni qualvolta aspettate delle visite e non volete far scendere il vostro ospite a suonare il campanello. Ma prima non dimenticatevi di mettere like e iscrivervi al canale per incentivarmi, grazie. Cioè, in pratica io ho un cancello, voglio attraverso un sensore posto esternamente al cancello che ogni volta che arriva un veicolo davanti al cancello che si posiziona su questo sensore, voglio attivare l'apertura di questo cancello all'approssimarsi del veicolo, selezionando o meno questa opzione. Cioè, so che sta arrivando un ospite, questo interruttore gestito da un Sonoff 4 canali, posso comandare l'apertura o meno del cancello all'arrivo del mio ospite. Vediamo come realizzare questo circuito. Innanzitutto occorrerà un'alimentazione 12 volt che ha come primo elemento in serie il nostro sensore del cancello, che non è altro che un dispositivo di rilevazione della massa metallica dell'autovettura. Quando arriva la massa metallica sopra il sensore contenuto in un pozzetto fuori dal cancello, è presente un relè che attiverà, che chiuderà questo pulsante e quindi darà l'allarme per l'approssimarsi del veicolo. Il circuito che voglio realizzare dovrà prevedere anche un LED di segnalazione dell'arrivo di un veicolo. Quando si approssimerà il veicolo si illuminerà questo LED, e nel mio caso io utilizzerò un campanello classico ding dong con una tensione che va dai 3 ai 5 volt, per cui dovrò alimentarlo per forza di cose con uno stabilizzatore di tensione 7805 che alimenterà questo campanello elettronico. Questa è la fase di segnalazione visiva e acustica dell'approssimarsi del veicolo. Per implementare la funzione di autopilota dovremo ovviamente collegare un altro interruttore raccomandato da un canale del Sonoff 4 canali. Che sarà gestibile tramite smartphone. Ci sarà un relè a 12 volt cui secondario sarà collegato in parallelo ad un canale del Sonoff che è lo stesso, diciamo, canale del pulsante di apertura del mio cancello, che apre e chiude il cancello, e sarà anche comandato da questo dispositivo della funzione autopilot, cioè dell'apertura del cancello al sopraggiungere del veicolo segnalato da questo sistema visivo e audio di segnalazione. Andiamo a vedere come realizzare tutto ciò. Occorrerà una basetta 1000 fori, occorre sicuramente un connettore tipo questo qui, che è un connettore a molla abbastanza comodo. Iniziamo proprio dalla saldatura di questi connettori di collegamento esterno. Mettiamo un po' di questa pasta saldante che ci agevolerà la saldatura di tutti i nostri componenti elettronici, e facciamo le saldature a 2 a 2 dei connettori esterni. Una volta effettuate le saldature passiamo al relè 12 volt. Questo è un relè 12 volt in miniatura. Se vi piace il mio video, questo è il momento di mettere like e iscrivervi al canale, grazie. I due pin della bobina di eccitazione sono questo e quest'altro, in questa posizione compatto che non occupa molto spazio. Anche qui vado ad effettuare le saldature. A questo punto andiamo ad inserire il nostro stabilizzatore 7805 per alimentare con la tensione corretta di 5 volt la nostra cicalina.
L'inseriamo, abbiamo detto, in questa posizione perché è quella dove abbiamo più spazio. Possiamo anche utilizzare la nostra terza mano bloccando proprio in questo modo il 7805 e andare a fare la saldatura dei suoi tre piedini. Anche questo è saldato. Vi ricordo che questo è l'ingresso, la massa e il piedino d'uscita. Il LED di segnalazione è una resistenza da 2 kΩ. Per il LED vado ad inserire la resistenza di polarizzazione. Quando si collega un LED, vi insegno un piccolo trucco per riconoscere il piedino più lungo va collegato con il più. Il piedino meno lungo, diciamo così, va collegato col meno. In questo modo non vi sbaglierete mai. Ricordate, il pin più lungo va collegato col più, quindi lo metterò proprio vicino al punto, vicino alla resistenza, in posizione centrale e vado ad effettuare la saldatura. Vedete, il LED è già collegato alla resistenza e così in pochi secondi ho già abbozzato il mio circuito di apertura cancello. Vado a fare i collegamenti tra i vari componenti e ai contatti di uscita. Utilizzo una tecnica abbastanza semplice, che è quella di spellare un filo di rame e utilizzare i vari filamenti di rame per effettuare i collegamenti. Il LED e la resistenza devono essere collegati all'ingresso del 7805. Quindi devo collegare questo pin, cioè l'ingresso del 7805, alla resistenza. Prendiamo il nostro cavo di rame e lo saldiamo a un capo. A questo punto vado a fare questo movimento e il filo di rame si stuccherà. Non mi rimane che collegare la cicalina esterna. Questa è una cicalina oggetto di un mio precedente video, di cui vi metterò il link in descrizione qui sopra. Vado a saldare il positivo e il negativo all'uscita del 7805 e al negativo. Quindi il negativo col negativo. Una volta effettuate tutte le saldature secondo lo schema riportato, il risultato è quello che vedete. I fili che si incrociano, ho fatto i collegamenti con dei cavi isolati come questo verde che vedete qui. E una volta ricontrollate tutte le saldature secondo lo schema, ho riportato sullo stesso dei numeri che corrispondano alle uscite di collegamenti esterni. Quindi sui vari punti del circuito ho inserito il numero che individua il pin esterno del connettore. A questo punto andiamo ad effettuare un collaudo. Colleghiamo un po' di fili ai vari pin e facciamo una simulazione di quello che vogliamo realizzare. Colleghiamo il nostro alimentatore 12 volt al positivo e al negativo con le due pinze a coccodrillo e poi andiamo a simulare l'arrivo di un veicolo sul sensore esterno del cancello. Questo è quello che succede. Cortocircuitando i due fili del sensore esterno sentiremo, con 3 beep mi darà la segnalazione di un veicolo presente al cancello. Ripeto, ora vado a collegare anche i piedini 5 al piedino 3 per simulare la volontà, diciamo così, di aprire a un mio ospite. Per la prova autopilot ho collegato il tester sulla portata di continuità ai piedini 1 e 2, che sono quelli di uscita del relè. Ho collegato l'autopilot su on tramite questi due connettori. Vado a simulare l'arrivo di un veicolo
e l'apertura conseguente del cancello. Come sentite, oltre a scattare l'allarme visivo e acustico, anche il tester si porta in conduzione. A questo punto non ci resta che andare a montare il tutto all'atto pratico al nostro sensore esterno, al nostro sonoff e all'apertura del cancello, anch'essa collegata ad un altro canale del sonoff, per vedere come si comporta il tutto. Questo è il mio modulo sonoff 4 canali posto sotto il monitor di videosorveglianza. Con il primo pulsante apro il cancello, con il secondo accendo e spengo la videosorveglianza anche tramite un timer e con il terzo inserisco o disinserisco l'autopilot. In basso, collegati ai pulsanti del sonoff, troviamo una scatola che contiene il mio circuito elettronico di comando. E questa scatola è una semplice scatola da esterni quadrata fissata al muro con dei tasselli. Vedete tutti i cavi che passano dal sonoff alla scatola e dal citofono al mio circuito. Abbiamo i due fili di comando del pulsante apri cancello e i due fili che arrivano dal sensore esterno posto al di fuori del cancello. Questo sensore, di cui vi metto il link sopra in alto a destra, non è altro che un circuito elettronico con una bobina posta in questo pozzetto che rileva le masse metalliche anche di un barattolo ma anche di un'automobile, fa scattare e fa cortocircuitare i due fili che avete appena visto uscire dal citofono. A questo punto vediamo come funziona il circuito. Abbiamo il modulo sonoff, andiamo per esempio ad aprire il cancello con la sua app, apriamo il cancello cliccando sul pulsante cancello e il cancello si aprirà. Se invece vogliamo settare l'autopilota per il nostro circuito, andiamo nello stesso pulsante autopilota e inseriamo l'autopilota, cosa che si può fare chiaramente anche premendo il relativo pulsante sul nostro dispositivo posto sotto il monitor. Una volta attivato l'autopilota, all'approssimarsi del veicolo che vogliamo far entrare automaticamente, il nostro circuito suonerà e il cancello si aprirà automaticamente. Sentiremo i tre beep del campanello e la luce LED rimarrà accesa fin tanto che il veicolo stazionerà sopra il sensore metallico. Bene amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto. Vi lascio alla foto del circuito, dello schema elettrico del circuito elettronico e chiaramente vi do appuntamento ad una prossima volta. Grazie e ciao a tutti.